Il palermitano Ennio Pellicanò ha curato un'installazione di arte contemporanea a Berlino dal titolo Nowherland. Il palermitano Ennio Pellicanò, fondatore di N38 e 13, ha curato un'installazione di arte contemporanea a Berlino dal titolo Nowherland, un progetto nomade indipendente di ricerca e sperimentazione nell'arte contemporanea che si svilupperà in nuove collaborazioni all'estero. Un'installazione audiocinetica all'interno di una galleria e residenza d'arte situata su una nave da carico storica accanto a Mitte, a Berlino. Questo è il progetto e la mostra Nowherland, all'interno dello spazio espositivo OSEC Contemporary, un evento di arte e sound contemporanei curato dal palermitano Ennio Pellicanò, fondatore di N38 e 13. Artisti protagonisti il duo berlinese Kagei Augusten. La particolarità della loro arte è che, grattando ogni ponte sulla strada con i loro flessibili detti tentacoli, generano un profilo sonoro, sottile e potente. Gli artisti, precedentemente coinvolti nella mostra Tentacoli in Sicilia, graffiando la superficie, nell'autunno 2019 hanno esplorato i luoghi abbandonati negli ultimi decenni nella nostra isola. Dopo questa stimolante esperienza hanno deciso di collaborare nuovamente con Ennio Pellicanò in Germania. Ho avuto l'opportunità di curare un progetto, un'installazione di mix media di Kagei Augusten, con cui ho collaborato a Palermo all'interno della Biennale d'Arte, d'Arte del Mediterraneo nel 2019. Loro adesso hanno presentato un progetto a OSEC Contemporary, che è una galleria d'arte, spazio d'arte di Berlino, e mi hanno coinvolto in qualità di curatore con N38 e 13 e con me come curatore del progetto, presentato con un testo di critico e di ricerca. OSEC Contemporary è uno spazio molto interessante che si trova su una barca, è una nave cargo che è stata riutilizzata come spazio culturale. Si trova nel centro di Berlino, sul fiume, a Mitte, e ha una intensissima programmazione di eventi principalmente orientati sul suono, sound performance e installazioni con prevalenza di installazione anche legata alla sound art. Realizzano, come anche in questo caso, dei regni oscuri e sottili. Sono dei regni della comprensione materiale, in un certo qual modo pieni di estetica, sia sonora che visiva, ma che tende, attraverso la comprensione materiale, quella dei sensi, di rivelare, attraverso l'inganno, la precarietà e l'instabilità dell'esistenza.